Mercatino di Bolzano, avvio senza il botto, in calo i pullman arrivati oggi, 120 contro i 160 del primo sabato dell'edizione 2013. Tra le novità, la caratterizzazione ecosostenibile dell'evento. Golf impazzita a Oltrisarco, fuggiti i due passeggeri, gran sconquasso nel pomeriggio nel popoloso rione bolzanino, forze dell'ordine sulle tracce del proprietario della macchina. Volo Bolzano-Roma, disagi interminabili, l'odissea di un professionista bolzanino tra cancellazioni, presunti overbooking, ritardi e scarsa informazione. Calcio, FC Alto Adige, terza vittoria in fila, successo oggi dei biancorossi al Druso contro il Pordenone, di Martin e Fischnaller le reti. Buona serata, gentili telespettatori, e ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Video 33. Dunque, come avete sentito dai titoli, sono stati 120 i pullman di turisti arrivati oggi a Bolzano in occasione del primo sabato di mercatino di Natale. Nel 2013, in concomitanza con il primo sabato di apertura, i pullman erano stati 160, cifre in linea con le attese, dicono dall'azienda di soggiorno, dove si attendono il pienone per il prossimo lungo fine settimana. Un'edizione, quella 2014 del mercatino di Natale di Bolzano, che ha anche una caratterizzazione ecosostenibile. Vediamo il servizio. In linea con le aspettative e dunque con un bilancio più che positivo, è andato in archivio il primo sabato di mercatino di Natale a Bolzano. Alberghi pieni in città, con prenotazioni fioccate già da mesi. Nonostante la crisi e il tempo decisamente lontano dalle atmosfere prenatalizie, molti turisti hanno risposto presente, partendo in pullman da varie località del nord, ma anche dal centro Italia, per visitare un evento che, nonostante l'età che avanza, continua a mantenere inalterato il suo fascino e che è anche capace di innovarsi e rendersi moderno con una caratterizzazione green, grazie all'impegno di Ladurner Energy, comune e azienda di soggiorno di Bolzano e Mila. Abbiamo iniziato già 3 anni fa con l'introduzione di 100.000 sacchetti nati dal riciclo del Tetra Pak, per cui abbiamo distribuito dei sacchetti a tutti gli esercenti del mercatino di Natale. L'anno scorso abbiamo continuato questa iniziativa con altri 100.000 sacchetti e con un concorso a premi. Quest'anno poi, sempre in tema di tutela dell'ambiente, si è voluto fare un ulteriore passo in avanti con la previsione di compensare l'anidride carbonica prodotta dai visitatori. Allora, chiediamo gentilmente ai visitatori di compilarci un questionario realizzato ad hoc in cui chiediamo da quale città provengono, quanto permangono a Bolzano e che mezzo hanno utilizzato. In questo modo dal nostro campione riusciremo a calcolare la CO2 che viene emessa per raggiungere il mercatino di Bolzano. Successivamente mitigheremo questo impatto attraverso la piantumazione di alberi, appunto, in primavera lungo il Talvera, in modo da compensare appunto l'impatto del mercatino. La cronaca: gran sconquasso nel pomeriggio odierno a Oltrisarco, a Bolzano. Verso le 15.30 una Golf nera con a bordo 2 persone, che proveniente da Viale Trento stava per svoltare per il sottopasso ferroviario che conduce in via Claudio Augusta, è improvvisamente sbandato, andando a sbattere con violenza contro la ringhiera che delimita la ciclabile. Anziché fermarsi subito, i due hanno proseguito la loro corsa per alcune decine di metri, poi la Golf ha arrestato la sua corsa. I due uomini sono dunque fuggiti a piedi con un cane alla guinzaglia. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine. La vettura, rispetto alla quale non vi sono denunce di furto, appartiene a un uomo di Laives che le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare. Voltiamo pagina, ancora forti disagi e disservizi nei collegamenti aerei tra Bolzano e Roma, tra cancellazione di voli e casi di overbooking neanche tanto certi. Oggi vi raccontiamo la mezza odissea vissuta tra giovedì ed oggi da un avvocato bolzanino. Accumulare complessivamente quasi 16 ore di ritardo su un totale di 2 ore e 40 di volo è difficile, non è però un caso raro a Bolzano, dove i disservizi purtroppo sono tutt'altro che rari quando si parla di collegamenti aerei con la capitale. La storia che vi raccontiamo è accaduta a un professionista bolzanino che giovedì doveva imbarcarsi alle 15 con un volo alla volta di Fiumicino. Mi sono presentato qui un 3/4 d'ora prima e al check-in mi hanno chiesto se sapevo che si sarebbe partiti da Verona anziché da Bolzano, al che ho risposto che nulla
mi era stato riferito e comunicato da nessuno, benché avessi lasciato il numero di cellulare al momento dell'acquisto del biglietto. Nessuna spiegazione è stata data al passeggero sulle cause che avevano portato alla cancellazione del volo, per il quale avevano acquistato il biglietto solo 8 passeggeri, fatti salire poi su un pullman diretto all'aeroporto di Verona, senza che a loro fosse fornita qualche indicazione sull'orario di arrivo a Roma. Dalla città scaligera poi nel tardo pomeriggio il decollo con arrivo a Fiumicino alle 18.50, 2 ore e 35 minuti dopo il previsto. Ci può stare, avranno pensato gli sfortunati viaggiatori. Uno di loro però ancora non sapeva che al ritorno sarebbe andata addirittura peggio. L'avvocato Fable ieri verso le 19 si è presentato a Fiumicino con il biglietto in mano. Al check-in gli hanno però detto che la sua prenotazione era in stand-by perché il volo era in overbooking, a quanto pare a causa della cancellazione del collegamento precedente. Alle 10 di sera sono stato contattato dall'aeroporto di Bolzano che mi hanno riferito che in realtà non c'era nessun overbooking, non si capiva se il volo precedente era o non era stato cancellato. Ad ogni modo mi riferivano che c'erano comunque 2 o 3 posti liberi. La compagnia aerea ha dunque offerto un pernottamento in albergo all'avvocato Fable nei pressi dell'aeroporto, assicurando al suo cliente la partenza per questa mattina. Alle 11.35, con 13 ore e 15 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, l'avvocato Fable è finalmente arrivato a Bolzano. Presenterà reclamo, si è detto sconcertato dell'accaduto e fa fatica a individuare le ragioni dei disservizi patiti. Diciamo che sono per il momento contento di essere arrivato finalmente a casa. Il problema è che sicuramente un aeroporto in queste condizioni, con così disagi abbastanza frequenti, a mio avviso non ha molto senso e sicuramente è più comodo partire con il treno. Cambiamo argomento, giornata nazionale della colletta alimentare, oggi anche in Alto Adige con oltre 1.500 volontari all'opera. Circa 1.500 i volontari al lavoro oggi in 200 supermercati altoatesini nell'ambito della 17ª giornata nazionale della colletta alimentare. I consumatori sono stati invitati a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a 134 strutture caritative che a loro volta aiutano circa 17.000 persone povere. L'anno scorso furono raccolti e ridistribuiti gratuitamente dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige circa 900.000 kg di alimenti. Iniziativa importante per 2 motivi, dicono gli organizzatori. Il primo è che comunque c'è bisogno e il bisogno è aumentato, per cui dar da mangiare a chi non ne ha bisogna farlo tutti i giorni, non basta, bisogna farlo tutti i giorni. Noi gli alimenti non li raccogliamo solo oggi, ma li raccogliamo anche durante tutto l'anno con il programma City Cibo, gli alimenti freschi e così. Il secondo motivo per cui vale la pena proporre pubblicamente un gesto di carità è quello di educarsi alla carità, perché proprio nel momento in cui c'è il bisogno, no, ci chiediamo il perché vale la pena fare un gesto così. Io lo faccio e do il tempo tutto l'anno per quest'opera perché educa me a guardare con più carità e con più gratuità tutta la realtà che mi circonda. E sempre a Bolzano, più precisamente in piazza Casagrande, si è tenuto oggi il 6° e ultimo appuntamento, almeno per il 2014, con la festa degli ingombranti. Per ben 6 volte quest'anno i bolzanini sono stati invitati a svuotare cantine e sgabuzzini di ciò che, pur essendo vecchio, è ancora in buono stato e soprattutto può essere riutilizzato da altri gratuitamente. Oggi l'appuntamento con la festa degli ingombranti è andato in scena in piazza Casagrande, nella zona di Viale Europa. C'era un po' di tutto, cassapanche, divani, fax, macchine da scrivere, sci e poi gli stand di alcune associazioni ed enti impegnati in una meritoria opera di sensibilizzazione tesa a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e a stimolare il riuso degli oggetti. Non possiamo più permetterci di buttare via le cose e la gente ha bisogno di oggetti, vista anche la crisi, diciamo che capita proprio anche questa sensibilizzazione, proprio in questo periodo storico, capita un po' a fagiolo. A proposito di questo è anche interessante immaginarsi magari proprio dei condomini, sarebbe bello che ogni tanto i condomini stessi mettono a disposizione di altri condomini i vari oggetti e trovarsi magari una volta, che ne so, al mese e fare scambio di oggetti. Anche questa sarebbe un'iniziativa interessante su cui però dobbiamo ancora riflettere e vedere se si riesce a realizzare.
Torniamo alla cronaca, serie di furti con destrezza quest'oggi al mercatino di Natale di Bolzano, il tutto nonostante i suggerimenti delle forze dell'ordine sui casi indagano i carabinieri. E ancora cronaca, forse impreparato, decisamente incerto e poco onesto, il pakistano che è stato denunciato dalla polizia a Bolzano dopo essere stato sorpreso all'esame di teoria della patente di guida con addosso una sorta di rice trasmittente con la quale riceveva da un suo complice indicazioni sulle risposte da dare alla testa. Oltre alla denuncia, lo straniero ha ovviamente rimediato anche la bocciatura all'esame. Giornata di porte aperte oggi alle scuole paritarie marcelline di Bolzano, dove in questi giorni si fa il tifo per un'ex studentessa dell'istituto, Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana da alcuni giorni, come noto, nello spazio. Giornata di porte aperte oggi alle scuole paritarie marcelline di Bolzano, un'occasione per tutti gli interessati, genitori e ragazzi, per conoscere l'offerta formativa che va dalla scuola d'infanzia a quella secondaria. È stata data anche la possibilità di assistere a lezioni al liceo linguistico ed è stata per molti anche l'occasione di parlare di un'ex studentessa divenuta famosa, la trentina Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana originaria di Malé, formatasi proprio al liceo delle Marcelline. Già si dimostrava allora molto capace di grandi orizzonti e il suo ideale era quello scientifico. Mi ha letto quasi tutti i libri di fantascienza e proprio voleva fare qualche cosa che riguardasse stelle, quindi ma il giorno in cui lei ha deciso di fare l'astronauta è stato mentre si dava allo sport del karate ed è stata un po' la causa in cui lei poi ha lasciato qua il convitto e è andata a Trento, perché aveva 14-16 anni, mi chiedeva di rientrare dopo le 11 di sera, e beh, erano i primi anni in cui ci si apriva a queste possibilità di uscire dopo cena, e io in quel momento ho detto: guarda, io non posso fare una cosa del genere. Cambiamo argomento, ricorre lunedì la giornata mondiale per la lotta all'AIDS, virus con il quale convivono al mondo 35 milioni di persone. In Alto Adige si registrano ogni anno 20 nuove infezioni. 1,5 milioni di decessi l'anno, 35 milioni di persone malate, dati riferiti a tutto il mondo che fanno dell'AIDS la sesta causa più frequente di morte. In Alto Adige si contano ogni anno mediamente 20 nuove infezioni da HIV. Virus rispetto al quale non esiste ancora un rimedio efficace. Con opportuni trattamenti è però possibile tenere sotto controllo la malattia. Anche quest'anno, in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS, l'associazione Propositive di Bolzano organizza come ogni anno dei momenti di incontro con la popolazione al fine di informare e sensibilizzare sulla tematica. Sarà offerta la possibilità di ricevere informazioni sulla malattia e per chi lo desidera sarà possibile effettuare in maniera anonima e gratuita il test HIV rapido con risposta dopo pochissimi minuti. Il test è molto valido, la risposta si ha nel giro di 5-10 minuti e quindi nel giro di pochi minuti possiamo avere la conoscenza dello stato di sieropositività o meno. L'associazione Propositive, in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS del 1° dicembre, sarà presente dalle ore 14 alle ore 18 nel parco adiacente alla stazione di Bolzano per informare, proponendo materiale informativo e profilattici e per offrire, come detto, a chi lo desidererà, la possibilità di effettuare un test rapido e gratuito. È estremamente importante sapere il proprio stato di sieropositività, quindi di infezione o meno, perché attualmente ci sono delle terapie estremamente utili, estremamente importanti, che permettono proprio di prolungare la sopravvivenza delle persone infettate e quindi permettono di vivere molto più a lungo e meglio rispetto agli anni passati. Parliamo di spettacoli e divertimento. Partito alle 14.30 il Winter Ski Opening di Versaco in Alta Pusteria, destinato a fare le ore piccole a suon di musica, il piazzale tra la stazione a valle del nuovo collegamento sciistico tra il Monte Elmo e la Croda Rossa, che si avvale anche di alcuni nuovi impianti, si è via via riempito nel pomeriggio per non perdere i momenti migliori della galleria di artisti invitati per l'evento. Il clou della manifestazione, il concerto della star irlandese Ray Garvey, numerose le autorità presenti allo spettacolo
spettacolo. Come detto, proseguirà fino a notte inoltrata e a questo punto ci fermiamo per qualche istante. Un breve break, tra poco torneremo con l'editoriale di Tony Visentini. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Pancetta affumicata Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Sempre accanto a te quando serve. Croce Bianca. Diventa socio. Perché il nostro punto di forza sei tu. Lono Maximilian. Mirko Quinz. Iran Dauphin. Siamo nello sport. Alto Adige Sport. Ogni lunedì alle 20. Bentrovati gentili telespettatori, ci siamo lasciati parlando di musica con il Winter Ski Opening di Versaco e torniamo a parlare di musica anche nell'editoriale di Tony Visentini. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi, innocente. Un saluto a tutti, scusatemi, non sono impazzito improvvisamente, ma è appena arrivata una buona notizia e la condivido con voi, sperando di renderla buona anche per voi. La notizia è semplice, banale, però segnatevi il giorno, venerdì 19 dicembre, ore 20:30, alla scuola professionale di via Santa Geltrude, l'Einaudi, di Bolzano, nel teatro Lucio Battisti. Ci sarà per l'ennesima volta, fortunatamente, la serata dedicata a Lucio Battisti, a cui il teatro è intitolato. Perché ve lo dico? Perché è un appuntamento che io non perdo mai, ve lo dico con anticipo perché così ve lo segnate, e lo ritengo importante per una serie di ragioni che adesso vi spiego e spero che diventino anche le vostre ragioni per esserci quella sera. Lucio Battisti, un grande, e un grande tanto che lo conoscono quelli della mia generazione e lo cantano, lo conoscono i miei figli e lo cantano, e lo conoscono i miei nipoti e lo cantano anche loro. Ebbene, in questa serata, come in quelle precedenti, ci sono niente meno che 20, 25, 30 gruppi musicali, grandi e piccoli. Anche la banda Mascani ha suonato Lucio Battisti in una serata come questa, che suonano musiche di Battisti con parole molto spesso bellissime di Mogol, testi poetici splendidi. Io ho cercato modestamente e sballando sicuramente di cantarvene una tra le più famose. Bene, in quella serata si esibiscono questi gruppi che non hanno nulla di dilettantesco, ma sono dei veri grandi musicisti, e ne abbiamo tanti, vengono da tutta la regione e fanno a gara per esserci, e non tutti ci possono essere perché più di 3 ore non si può andare avanti in quella serata, e tutti insieme si fa musica, si canta, si sta in allegria su un filo di un po' di nostalgia che non fa mai male e diventa una serata piacevole. Ora, di questi tempi dove di cose piacevoli ce ne sono poche, anzi sono una rarità, la musica, la buona musica ci può aiutare, anche la musica cosiddetta leggera,
il merito di questa iniziativa va a quelli giovani della scuola, al loro educatore capo Pier Rizzardi benemerito, che organizza, mette in piedi, stimola, aggrega per questa iniziativa che si ripete negli anni, ed è appunto una cosa bella. Io ve la ripeto, Lucio Battisti alla scuola professionale Inaudi di via Santa Gertrude Bolzano, venerdì 19 dicembre di sera. Siateci anche voi, sarà una bella esperienza. Andateci voi, i figli, i nipoti e viceversa. Una bella esperienza tutti insieme. Un saluto. E dopo il consueto intervento di Tony Visentini, ogni sabato con noi, siamo alla pagina dello sport. Eccoci alla pagina dello sport con il calcio in primo piano, terzo successo in fila per l'Alto Adige del nuovo corso targato Adolfo Sormani nel quindicesimo turno di Lega Pro di prima divisione. I biancorossi hanno battuto oggi al Druso il Pordenone con un secco 2-0. Le reti sono state siglate da Martin al 25esimo del primo tempo e da Fischnaller, autore della nona marcatura stagionale, al 72esimo. Giocati oggi anche due anticipi del campionato di promozione, ultimo turno del girone di andata. La capolista Naturno ha battuto il Lazfons per 6-0 e il Valpassiri ha superato il Lana con il punteggio di 2-1. E ci occupiamo anche di tennis tavolo, disputato ieri nella palestra della scuola media di Appiano, un match valevole per il campionato di A1 femminile tra l'Appiano e le mantovane della Bagnolese. Quinto turno del girone di andata del campionato di A1 femminile di tennis tavolo ieri sera ad Appiano, con le ragazze della SFAO che hanno affrontato le mantovane della polisportiva bagnolese. Il team dell'Oltre Adige è riuscito nell'impresa di ottenere un buon pareggio che fa seguito a quello conquistato la settimana scorsa a Norbello in Sardegna, pareggio che porta a 2 punti il bottino ottenuto nelle prime 5 giornate. Ad aprire l'incontro è stata Claudia Carassia, che pur combattendo è uscita sconfitta contro Lisa Ridolfi con il punteggio di 3-7-1. Nel secondo incontro la cinese Zhu Li Newentry della formazione altoatesina ha fatto pesare il proprio elevato tasso tecnico imponendosi in 3-7 contro Maria Rita Pilloni, riportando il risultato in parità. Nel terzo match, quello tra Deborah Vivarelli e la fortissima atleta cinese Yuan Yuan, ha avuto la meglio la giocatrice ospite a conclusione di 4-7 combattutissimi. Quindi è stata ancora la cinese di casa Zhu Li a riportare la situazione in parità battendo Lisa Ridolfi. Il tecnico della formazione dell'Appiano, Jason Davide Luini, ha schierato nel quarto incontro Elisa Caraffa al posto di Claudia Carassia, che però nulla ha potuto contro la Yuan Yuan. Nell'ultimo incontro della serata, Deborah Vivarelli, disputando ancora una volta un match di ottimo spessore, non ha lasciato scampo alla Pilloni, conquistando il terzo punto e il pareggio per le altoatesine. Diciamo che a questo punto del campionato per noi sicuramente qualsiasi punto che arriva, qualsiasi pareggio anche va benissimo. Poi soprattutto con queste squadre qua, che è anche difficile comunque cercare il pareggio perché sono molto equilibrate, c'hanno tutte come loro, per esempio, che c'hanno questa cinese che è molto brava, la numero 2 che adesso è stata ferma parecchio, però ha ripreso, comunque è forte, e quindi c'è sempre da stare attenti. Un pareggio con questa squadra qui per noi quindi va benissimo. La prossima settimana, a causa degli impegni dettati dal calendario internazionale, con Deborah Vivarelli che sarà in campo ad Helsinki negli Open di Finlandia, il campionato osserverà un turno di riposo per riprendere tra 2 settimane con la compagine dell'Appiano, che sarà ancora una volta in trasferta in Sardegna. Vedendo come è andata l'andata, ovvio sarebbe un po' da pazzi pensare che possiamo ancora pensare ai playoff, però penso che comunque tutte le partite che abbiamo giocato si potevano capovolgere. Quindi io ci credo ancora, tutti noi ci crediamo ancora di poter arrivarci ai playoff, quindi anche la cinese pian piano sta sempre giocando meglio, sta prendendo fiducia. Io pure, quindi no dai, ci crediamo comunque, ovviamente la salvezza, poi noi ci crediamo comunque ancora ai playoff. E adesso andiamo a vedere che tempo farà domani all'inizio della prossima settimana. Domani nubi fitte con ultimi raggi di sole al nord nel pomeriggio e in serata prime deboli piogge che nella notte si estenderanno a tutta la provincia. A
rapporti maggiori nelle Dolomiti, limite delle nevicate tra 1600 e 2100 metri. In Valpusteria, nella notte, vento dai settori orientali. Temperature miti con valori massimi tra 7 e 11 gradi. Un'occhiata alle temperature minime e massime previste domani. Bolzano 8-11, Bressanone 5-10, Brunico 2-8, Vipiteno 3-7, Merano 8-11, Silandro 5-9. Lunedì mattina ancora precipitazioni diffuse, nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni, martedì sarà ancora all'insegna della variabilità, mentre da mercoledì lieve miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saranno in flessione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ricordarvi il nostro sito internet all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Notizie aggiornate online anche al sito www.goinfo.it. L'informazione su Video 33 vi dà appuntamento a domani alle 7:20 con la rassegna stampa. Grazie dell'attenzione e fin d'ora l'augurio di una buona domenica. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.